Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il protagonista della quinta serata della rassegna mediterranea, la civiltà blu in corso a Sabaudia. Allora andiamo brevemente a anche sentire. infrastrutture che sono a supporto delle espulsioni. Le segnalo un dato su questo, i CPR. Sono strutture che sono serventi alle procedure di espulsioni. Oggi, le persone che passano dai CPR, c'è una percentuale di oltre il 50% che viene poi assoggettata al rimpatrio, a riammissione effettiva, diciamo concreta, cioè rimpatriato nei luoghi d'origine. È ancora troppo poco, ma comunque è una percentuale, 53%. Al di fuori dei CPR è il 2%. Quindi voglio dire, se tutti crediamo che l'immigrazione irregolare vada comunque contrastata, che è un contro aprire le nostre porte, secondo quello che dicevo, i principi di accoglienza, di cultura, di integrazione, e un conto invece essere severi con chi viene qui in condizioni diverse, e non si possono avere fraintendimenti. La rete dei CPR, non solo, anche alcune rivisitazioni procedimentali va in qualche modo ritoccata. Le voglio chiedere, così diciamo passiamo oltre, riguardo ai CPR, quanti ce ne sono? 10 in 8 Sì. regioni? E allora parla di immigrazione, uno dei temi caldi di questi giorni, di queste settimane, il ministro Piantedosi.